Io sentivo queste partite, immaginavo e poi comunque dentro casa avevo sempre una pallina di spugna, ho rotto tante cose a mamma, e poi giocavo dappertutto e quindi è una cosa che si è evoluta proprio perché probabilmente non c'erano tante altre cose da fare, però comunque sia. Vedendo il mio padre così legato al calcio, al Milan, era tifoso del Milan negli anni d'oro, e quindi io vedevo lui così entusiasta e sicuramente è una cosa che mi ha trasmesso lui. Ha raccontato così la sua storia calcistica Daniel Ciofani ai tanti giovani presenti a Sgurgola. Ha parlato del suo amore per questo sport e la sua esperienza. A Sgurgola, per parlare di calcio, ma anche dello sport in generale, che ha in sé una grande responsabilità verso la società del nostro tempo, soprattutto verso i giovani che guardano gli atleti con ammirazione. Le loro prestazioni appassionano, spingono all'impegno. Un dibattito voluto dal sindaco Antonio Corsi dal titolo I giovani e lo sport. Testimone d'eccezione Daniel Ciofani, capitano del Frosinone Calcio, ed Ernesto Salvini, responsabile dell'area tecnica. Abbiamo fatto centro a venire qui perché ho percepito già grandissimo affetto nei confronti di questa realtà che è il Frosinone e che deve essere la realtà di tutti quelli che ci tengono. È sorprendente anche come magari in piccoli centri si riescono veramente a fare delle cose belle, come per esempio questo parco che fa da sfondo a questa Casa della Cultura, e quindi significa che è segno sicuramente di capacità da parte di chi amministra questa cittadina. L'evento si è tenuto presso la Casa della Cultura della città di Sgurgola. Abbiamo predisposto questo incontro questa sera con i giovani e lo sport. Giovani e lo sport significa amare la vita. La vita è bene di tutti e quindi lo sport significa amare la vita. E come ospite abbiamo il nostro capitano del Frosinone, Daniel Ciofani, che con grande entusiasmo ha partecipato e dà a tutti quanti noi quella gioia di avere un Frosinone in primo in Serie B, sempre forte per la nostra bella socialia.